Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Trasmissione speciale, questa puntata particolare, perché come non tener conto di quello che è accaduto in Abruzzo, ma soprattutto all'Aquila negli ultimi tre giorni, vale a dire una vera e propria invasione festosa di alpini che hanno animato e movimentato il raduno nazionale delle Penne Nere. E allora, grazie alla nostra redazione dell'Aquila, abbiamo preparato una puntata speciale di Acropolis dove vi faremo rivivere tutto quello che è accaduto nel fine settimana dedicato ad uno dei corpi più amati in Italia, ma soprattutto in Abruzzo, quello degli alpini. È il grande giorno della Dunata Nazionale degli Alpini. Si conclude con la sfilata alla Tre Giorni Alpina che ha riempito l'Aquila di colori. Alle nostre spalle la caserma Francesco Rossi, sede storica della Brigata Taurinense del 9° Reggimento Alpini, che ha accolto negli anni generazioni di alpini abruzzesi e anche alpini del nord che sono tornati con piacere, che hanno avuto modo in questi giorni anche di incontrare i commilitoni. Questo è il punto da dove si parte. Ciao, ciao, ciao. Con la nuova velina. La sfilata grazie della Dunata Nazionale Alpini è arrivata qui all'altezza di Viale Corrado IV, dove è stato montato il palco che ha accolto le autorità. In questo momento stanno sfilando i gonfaloni dei comuni, sono davvero centinaia e c'è tantissima gente che sta accogliendo gli alpini e lo speaker sta appunto ricordando le difficoltà che ha avuto l'Aquila nel dopo terremoto e soprattutto il grande aiuto dato a questa città da tutti gli alpini, i volontari di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini. È una specie di piccolo miracolo che si ripete ogni anno. Sono i nostri veci. Per noi, dal ricordo di ciò che è stato fatto prima di noi, deriva la linfa per il futuro. Non si può essere boccia senza aver avuto dei grandi veci. Fra coloro che oggi hanno compiuto il loro dovere nelle missioni internazionali di pace e i figli che verranno e i giovani come questi che ora passano davanti a noi. Il nostro omaggio nel centenario dell'entrata in guerra d'Italia nella prima guerra mondiale, la compagnia alpina, nave col suo comandante. Quale rapporto, quale che sia la loro origine nazionale. Perché non dimentichiamocelo, noi siamo soldati della montagna, dei soldati della montagna. Accogliamoli allora. Poi lo stendardo. Francia, Germania, Italia, Stati Uniti, Austria. Polonia, Svizzera, Slovenia, Spagna.
un'emozione, ogni adunata. Finché il Signore ci dà vita, guarda. Qui all'Aquila che effetto fa? Sono venuto 27 anni fa, l'hanno fatto, ma c'era poco. Adesso è bello, è bello. Abbiamo fatto tutta l'Italia, dalla Sicilia a venire su. Che cosa vuole dire oggi ai giovani? Ai giovani devono stare a casa che si sta bene. Ricordiamo anche quanti anni ha lei? Ricordo sì, 93. L'italiana da croce di cavaliere di Vittorio Veneto sul Piave nel 1918. Ora la sezione nordica. Bravi ragazzi della sezione danubiana che ci rappresentate nei Monti Scarpazzi. Siamo ancora agli inizi della sfilata della grande adunata nazionale alpini, però questa sta entrando nel vivo. Dopo i gonfaloni, davvero centinaia dei comuni, è passata la sezione di Aosta. Pian piano sfileranno i vari gruppi dell'ANA, di protezione civile, alpini in congedo, i beci, quant'altro, e in ordine di provenienza geografica, cioè chi viene da più lontano sfila per primo e poi verrà ripreso dall'autobus e non piano defluirà da questa zona. Sta arrivando anche il ministro della difesa, si sono posizionate anche le autorità. Ora riprende la sfilata delle nostre. In questo momento, come vedete alle mie spalle, stanno passando tutti i gruppi di protezione civile del Veneto, della regione Veneto. Questi sono gruppi che hanno operato qui all'Aquila durante l'emergenza terremoto, che hanno gestito le tendopoli. Ricordiamo dei volontari che hanno fatto un lavoro prezioso qui all'Aquila, infatti molto applauditi dagli aquilani, anche i gruppi del Friuli Venezia Giulia. Sono tutti quei gruppi di alpini che, lo ricordiamo ancora, quella notte del 6 aprile di ormai 6 anni fa sono giunti in questa città sul posto per dare poi anche i primi soccorsi agli aquilani. Sappiamo che abbiamo anche i sommozzatori. Premessa, parlare di loro. Stanno passando in questo momento poi tutte le specialità che vediamo di protezione civile, gli alpini dell'unità cinofile, i sommozzatori, e poi sono passati anche gli alpini del soccorso alpino. Alpini che hanno un legame particolare ovviamente con il nostro Abruzzo, la presenza del Gran Sasso e delle sue montagne, soccorso alpino e speleologico. Quindi in questo momento vediamo che dopo i vari gruppi dell'ANA di protezione civile stanno passando le specialità degli alpini, unità cinofila. Vediamo con gli splendidi animali che spesso ci aiutano nei soccorsi. Ecco, in questo momento ancora dei gruppi di unità cinofile di protezione civile. Per i volontari di Fossa. Ecco, in questo momento stanno passando i rappresentanti dell'ospedale da campo dell'ANA, dell'Associazione Nazionale Alpina, un ospedale mobile. Un ospedale molto importante perché è capace di muoversi davvero in poche ore nelle emergenze. Una piccola rappresentanza sta passando proprio in questo momento, il gruppo di intervento medico chirurgico. E in questo momento infatti stiamo vedendo proprio il passaggio degli alpini di protezione civile che hanno, come potete vedere, proprio un messaggio legato alla ricostruzione. Questi sono alpini aquilani, il gruppo di Fossa. Storia d'Italia, storia di alpini, storia che ci ha regalato il nostro Chuck
comandante delle truppe alpine, il generale Alberto Primiceri, che sicuramente vorrebbe essere qua a sfilare con questi ragazzi, sentendone forte e fortissima l'appartenenza. 1923, anno di fondazione di questa sezione. Sul vessillo, oltre alle medaglie, riguardanti le attestazioni alla partecipazione delle varie emergenze di protezione civile, terra avara quella della Carnia, una terra che però sa riconoscere la forza dei propri uomini. 2012, premio fedeltà alla montagna, a Pieri, al Pieri Lute di quella Malga Pramosio che a poche centinaia di metri dal passo di Malpasso ci ricorda il sacrificio delle donne carniche, ci ricorda Maria Plotzner Mentil, ci ricorda la sua medaglia d'oro dedicata alla capacità delle donne di essere tutt'uno con la propria nazione, con la propria Italia e con i propri uomini. Onore e merito alla gente della nostra terra, la grande realtà che sono gli alpini d'Italia. Diventati solidali combattendo tanti anni fa, qualcuno dei nostri grandi vecchi è ancora qui a testimoniarcelo. Le sezioni sulla quale bisogna parlare a lungo, anche perché hanno l'abitudine di venire sempre in tanti, no? Quindi ti sembra che sia finito, si sono presi il loro tempo, ecco che ne spocca un altro pezzo. Trento è ancora con noi, alpini uniti sotto il tricolore, dicono. Tozzo, nudo, col tipico aspetto dell'est e di arco un tavolato chiaro, dipartito da una sella dalla quale scendono naturalmente due palloncetti brutti. Sezione cadore di storia da insegnare le ha quanto voluto. Siamo nel clou della sfilata della Dunata Nazionale Alpini. L'Aquila, noi c'eravamo e ci siamo. Questo è un messaggio che questi alpini di fuori stanno portando ancora una volta alla città dell'Aquila. Gli alpini d'Italia che passano per le vie della nostra della città, come ricorda anche lo speaker, ancora una volta a testimoniare il grande aiuto che hanno dato all'Aquila e che non dimenticano dopo 6 anni. Sempre al servizio della comunità, questi sono i messaggi che stanno portando i nostri alpini proprio a testimonianza di quello che è stato fatto. Onestà e solidarietà, un po' i valori degli alpini che vengono anche ricordati dall'Associazione Nazionale Alpini e poi anche le fanfare, ne abbiamo ascoltate tante con il suono tipico degli alpini durante questi passaggi. E vogliamo sottolineare ancora una volta la grande accoglienza anche che il popolo aquilano ha voluto riservare agli alpini. Ovunque qui è un applauso, ovunque è un sorriso. Ricordava prima lo speaker, questi alpini hanno animato l'Aquila in questi 3 giorni, quindi li vediamo oggi sfilare, li abbiamo visti anche in questi giorni in una testimonianza continua di allegria. Gli aquilani ancora una volta oggi hanno voluto dire a loro grazie. Fanfara alpina, fanfara del Montello. 100 anni fa da quelle parti succedeva ben poco. Se è vero che Andrea rappresenta noi, se è vero che questi ragazzi che affrontano il pericolo
ogni giorno ci rappresentano. Se è vero che voi ci rappresentate e che siamo tutti italiani, e altrettanto vero che quei due ragazzi che sono italiani devono tornare a casa. È per loro che abbiamo voglio con un ardore. O Italia, nel mio cuore, noi alpini siamo qua. Signora, da dove venite? Dalla provincia di Vicenza. Com'è questa adunata all'Aquila? Bellissima. È la sua prima, no, immagino. No, no, abbiamo fatte tante ormai, seguiamo un po' sempre. Che emozione c'è, gli alpini, oddio, sono nel DNA. Smobilitano tutto gli alpini, mi sembra. Penso che quelli dall'Aquila si siano resi conto. Lei quando è arrivata? Ieri mattina. Che atmosfera si respirava? Sempre felice qua. Ne abbiamo già fatte parecchie. Com'è questa qui all'Aquila? Molto bella, molto, sorella, molto bella. Che impressioni avete avuto dell'accoglienza della città? Abbiamo visto poco, però sinceramente a quello che è successo siamo stati abbastanza. Abbiamo visto la città abbastanza messa bene. Viva gli alpini, insomma! Sì, qui alpini, sì. Però quando abbiamo visto così la città ci ha bloccato il cuore. Fa effetto, insomma, vederli sfilare qui. Sì. Per non dimenticare, sì. 29. E ancora la sfilata sono i gruppi ancora del Veneto, in particolare del Vicentino, la sezione di Valdagno, anche questi alpini accolti da un grandissimo affetto, del resto anche gli alpini veneti sono stati molto presenti qui dopo il terremoto, quindi applauditi e anche con essi un rapporto molto particolare. Gioia, ancora festa! Sindaco, due parole, com'è la donata qui all'Aquila? Bellissima la donata, come sempre. Che emozione c'è a visitare anche questa città? È una location particolare, ma è molto bello sentire gli alpini vicino alla città e la città vicino. Grazie, buona donata. Grazie. E quindi abbiamo ascoltato anche il sindaco, una testimonianza del primo cittadino di Valdagno, mentre gli altri alpini continuano nella sfilata, sempre accolti dal calore della gente e raccogliendo anche le testimonianze di coloro che sono venuti all'Aquila. Ci hanno parlato di un po' di tristezza nel vedere in realtà la città ancora così puntellata, però l'atmosfera di festa che gli alpini sono riusciti a portare in questi tre giorni è davvero importante. Gli aquilani ringraziano ancora ed è bello che però le persone che vengano da fuori si rendano conto poi di quanti problemi ha ancora l'Aquila da affrontare per quel che riguarda la ricostruzione. Ancora la sezione di Valdagno con i giovani alpini e ancora una fanfara, ne abbiamo ascoltate diverse nel corso del nostro viaggio nella dunata e prosegue questa sfilata che, lo ricordiamo, ha i gruppi che sfilano in base alla provenienza geografica, quindi il gruppo abruzzese di alpini dell'Associazione Nazionale sarà l'ultimo che chiuderà questa grande tre giorni di adunata. Battaglione alpini di Vicenza, è scritto nei libri, si è sacrificato il famoso quadrino di Seneguglia, ma non può portare tutto se stesso, non c'è la famiglia che non avesse venuto, non c'è venuto per un'altra, un fiore, un'altra in Grecia, che non abbia un girasole dedicato nelle steppe russe, e non c'è famiglia. Il primo presidente della sezione di Brescia era il colonnello Faglia, ma grande sezione, tanti gruppi, me ne vengono in mente tante, ma come al solito, poi fanno come prima, mi scrive, saluto gli amici, no, va bene, i gruppi della sezione di Brescia moralmente. Lei quando è arrivato qui in città ha avuto modo di vedere la città? Venerdì mattina. Quindi è stato un po'... Ero stato anche a lavorare per il terremoto.
quindi ha vissuto anche questo clima di festa in una città insomma ancora ferita. Sì, sì, però hanno fatto qualcosa, secondo me è qualcosa. Tanto non manca neanche la certezza. Architetto, lei ha vinto diciamo, questo concorso per la scelta poi del manifesto della 88esima adunata degli Alpini, una soddisfazione anche essere qui oggi in un bellissimo clima di festa? È una soddisfazione immensa, forse la soddisfazione più grande della mia vita, è un onore per me essere qua e è un ricordo che rimarrà indelebile per sempre. Lei da dove viene? Io sono di Pescara, ma vivo ormai a Saronno, quindi abbraccio un po' tutta l'Italia con questo sfilato. Ecco, nel manifesto il rosone, uno dei simboli insomma, della città, gli alpini, è stato facile unirli? Io, essendo di origine abruzzese, ho nel cuore l'Aquila, perché sono anche originaria di qua. Quindi il rosone è stato il simbolo immediato che ho avuto. Ho ricordato anche il terremoto nel realizzarlo con questa frattura. Per ricordare il dolore che ha subito questa città, però è anche un simbolo solare, quindi l'ho pensato come un sole dietro al Gran Sasso e gli alpini volgono lo sguardo all'orizzonte per la speranza. Milano la seconda maglia, perché Milano di maglia bisogna farne almeno due, una prima e una per sopra a casa. Però una soddisfazione ragazzi, che soddisfazione! Ed eccola! Nel 1981 a Campobasso, capoluogo della regione, veniva ufficialmente consegnato agli alpini molisani il vessillo della nuova neonata sezione Molise che nasceva, fiera giustamente della propria origine. Gli alpini molisani avevano combattuto delle guerre nazionali che hanno portato le loro potenze a presenti. Significa la conquista del Monte Marrone da parte degli alpini del battaglione Piemonte. Alpini di un ricostituito battaglione alpino dell'esercito nazionale che dopo l'8 settembre 43 combatteva a fianco degli alleati per conquistare alla patria, alla libertà. Alpini nelle cui fila combatterono molti, molti ufficiali, sottufficiali e soldati molisani ed è quindi con grandissima gioia che noi vediamo sfilare gli alpini molisani davanti a noi e comprendiamo l'orgoglio dello striscione che ricorda custodite dagli alpini congedo della sezione con la consueta generosità alpina. Ma chi non lo sa, soprattutto qui in Abruzzo, di che pasta sono fatti i molisani, gli alpini molisani in particolare. Grazie ragazzi, fratelli molisani. Come se compissimo un viaggio intorno ai confini d'Abruzzo. Un invocazione
il bisogno di progettare nel futuro un modo per dimostrare noi stessi che l'Abruzzo e l'Aquila in particolare avrebbe saputo riprendere la strada, ricostruire, ripartire, e che la nostra presenza all'Aquila sarebbe stata la testimonianza affettuosa di oltre 300.000 uomini con cappello alpino, perché questo accadesse. E allora consentitemi oggi, a me che allora, senza nessun merito, tenevo in mano questo stesso microfono, consentitemi oggi di dire che è con quella stessa commozione che salutiamo l'arrivo di questa bandiera di 99 metri, come 99 sono le chiese della città, come 99 sono le candele della nostra fontana. Alpini d'Abruzzo, andiamo avanti! Che nessuno osi pensare che noi non siamo capaci di dire Alpini d'Abruzzo! Le donne, e gli uomini della sezione Abruzzo, è il simbolo della città, il simbolo della città che riparte. Signori, autorità civile e militare che state sul palco da tante ore, che ci avete onorato con la vostra presenza e la vostra attenzione. Ebbene, noi crediamo che questa lunga e meravigliosa bandiera tricolore che simboleggia il numero che costituisce il cuore dell'Aquila, noi crediamo che questa bandiera sia simbolo del rito di passaggio, della rinascita, della vita che va avanti. E allora, mentre con la nostra cadenza vediamo arrivare l'Aquila sopra il vessillo con le 13 medaglie d'oro per la nostra vittoria, accompagnata dal generale comandante della brigata di consentire di grazie a tutti.
E allora, ancora una volta, abbiamo il fatto che dobbiamo seguire il nostro cuore di alpini e quando decidiamo di fare una cosa, la facciamo! Quanti sono per quegli ufficiali, quelli che hanno comandato il battaglione d'Aquila, quelli che hanno comandato il battaglione d'Aquila, quelli che hanno comandato lo spirito, la pentola degli alpini d'Abruzzo, che è lo spirito e la pentola di tutti gli abruzzesi. Ed ecco una compagnia, è la 62, della 62 del Bassano, è tradizione che spiri con la sezione Abruzzi, perché l'abbraccio alpino non conosce, l'abbiamo scoperto oggi, non conosce i confini. Ci dissero, non è possibile, la sezione Abruzzi non ce la farà, la città non può farlo. Ci dissero, la città distrutta, ferita, a terra, non sarà in grado di raccogliere le centinaia di migliaia di alpini d'Italia. Dio sa quanta passione, quanto lavoro, quanto impegno, quanta fede ci hanno messo gli alpini d'Abruzzo in questa lunata. Io voglio dirvi, mentre sfilano le centinaia di gagliardetti dei gruppi della sezione Abruzzi, una delle più gloriose e antiche sezioni di alpini, oggi è tutto il giorno che lo diciamo, Abruzzo, terra di alpini, non lo diciamo più, è talmente naturale che non c'è più bisogno di dirlo, beh. Credetemi, questa giornata dell'Aquila non è solo una delle nostre giornate, consentitemi di dire, questa giornata dell'Aquila è la dimostrazione che gli alpini sono capaci di superare le montagne, perché questo è il loro modo di fare, mettersi lo zaino sulle spalle e salire, e questo lo fanno gli alpini d'Abruzzo, a dispetto di ogni pregiudizio e a dispetto di ogni dubbio. E allora, mentre passano giustamente orgogliosi dei loro gagliardetti capigruppo della sezione, beh, consentitevi di dirvi, l'orgoglio sarà anche un peccato, per cui magari loro se lo tengono dentro, ma noi da questo microfono ci prendiamo la libertà di dire, alpini abruzzesi, abruzzesi tutti, siate orgogliosi! E come il nostro vecchio si alza, per marciare davanti all'Alaro Nazionale, il luogo della nostra memoria. Guardate questo striscione,
come si fa a non commuoversi? C'è gente che viene a ringraziare le Alpini abruzzesi per essere intervenuti nel terremoto dell'Emilia. Il punto della protezione civile. Quante volte gli aquilani in questi anni, sin da quell'aprile, hanno visto questi colori con i colori a cui abbarbicarsi, aggrapparsi, spesso i colori della gente che stava lì a fare la differenza tra la vita e la morte, tra la fiducia e la disperazione. Grazie al team della Protezione Civile del settore Abruzzi, grazie al team della Protezione Civile che l'ama. Il nostro applauso è un applauso del cuore. Molti di noi, i ragazzi del nostro reggimento alpini, andranno a compiere la loro missione lontano dalla patria, in terra italiana. Noi siamo sicuri di cari alpini d'Abruzzo, che quando i nostri ragazzi del nostro team e tanti italiani italiani si porteranno dietro tutta la nostra partecipazione, il nostro affetto, la nostra vita, la nostra speranza. E vi ricorderemo quando torneranno in patria, quando torneranno nella nuova caserma a pochi metri di distanza da qui, e vi accoglieremo con tutto il nostro affetto, così come tutte le nostre comunità sparse per le province d'Abruzzo conoscono cosa significa essere alpini in congedo in prima linea e guardare al futuro. Ma è anche la stessa testa di tutti gli abruzzesi. D'altronde, diciamo la verità, non c'è paese, non c'è villaggio d'Abruzzo dal quale non si venga a montare, non si guardi la montagna, ma si guardi la maestra della nostra vita. Quei ragazzi che combatterono nei battaglioni della Giulia, nei battaglioni Valle, nel Val Pescara in particolare, durante il secondo conflitto. È la tempra che riconosciamo a questi alpini d'Abruzzo oggi, a cui dobbiamo la gioia di queste giornate. Questo orgoglio.
intera. È la festa di una comunità intera, una comunità che si è stretta intorno agli uomini che questo evento formidabile hanno pensato e voluto, intorno ai cittadini dell'Aquila che ci hanno creduto fino in fondo. La sezione Abruzzi chiude con uno striscione che riassume tutto quello che ci siamo detti. Signori rappresentanti delle istituzioni, portatevi via questa invocazione nel cuore e fatene il vostro impegno verso questa gente meravigliosa. Consentiteci con orgoglio adesso e anche con la voce rotta dalla Commissione di tributare l'applauso più clamoroso agli uomini che hanno creduto a questa data, che l'hanno costruita. Sono gli uomini e le donne della città dell'Aquila, della provincia dell'Aquila. E allora, noi alpini d'Italia siamo pieni di cuore e di gioia, caro Massimo, per averti dato in mano questo testimone. Grazie L'Aquila, grazie al figlio del Lusso. Ora si chiude questa nostra serata. Il reparto informazione del nuovo reggimento alpino e battaglione L'Aquila segue la fanfara della brigata taurinense. Grande! Tra pochi istanti il lavoro nazionale accompagnato dal nostro Sebastiano Favaro, presidente nazionale, e dal nostro Federico Bonato, comandante delle truppe alpine. Voi veniste, tanti di loro che oggi sono venuti dalla tribuna, veniste qui a cercare di portarci sollievo, aiuto, a non farci sentire soli. Poco fa ho incontrato un cuoco che ha cucinato per 12 settimane. Avete provato in tutti i modi a farci sentire meno disperati di come eravamo allora, 80.000 sfollati. L'orgoglio di potercela fare. Noi avevamo bisogno di trovarci di fronte a una prova non facile. Col vostro aiuto noi crediamo di aver dimostrato che questa città, sebbene ferita e ancora fortemente ferita, perché l'avete visto anche voi, ce la può fare. Che ci attende l'anno prossimo. Ciao Sergio, ciao Brignolo, abbiate fiducia, sarà una nuova grande adunata. Ci vediamo ad Asti, fra un anno, ugualmente numerosi. Grazie, grazie Aquilani, grazie Alpini, grazie Abruzzesi. Thank you.
Questo è quello che è accaduto dunque nel weekend degli Alpini all'Aquila. Pensiamo di aver fatto un bel regalo a tutti coloro che hanno avuto la possibilità di partecipare e di vivere in prima persona questi momenti e soprattutto di averglieli fatti rivivere nella maniera migliore. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci scelto. Buonanotte.